abbiamo organizzato tutti insieme una tombola condominiale. Siamo in via Andrea Doria a Roma, in questo palazzo oggi si terrà una tombola di beneficenza. Il ricavato andrà allo Spallanzani di Roma. Salve! Niente mani, coi piedi, ecco così. Le persone sono tutte in casa, alla finestra, si affacciano e noi per non farli uscire, per cercare di rompere un po' questo momento un po' particolare, abbiamo organizzato tutti insieme una tombola condominiale. Loro sono sopra con le cartelle che abbiamo fotocopiato e abbiamo messo un tot per uno. Con il megafono quindi? Con il megafono, lui mettiamo, anche perché siamo tanti, qui siamo 120, la maggior parte sono persone anziane, in questo modo loro sono a casa, gli facciamo un po' compagnia. Ti faccio vedere. Salve, lei farà la tombola? Certo che la faccio, sono scesa apposta per sentire la disposizione della tombola. Allora, questi sono i premi che abbiamo messo a disposizione, ecco, li mettiamo giù. Allora siamo pronti? Tutti pronti? Dai! E rimaniamo a casa! Rimaniamo tutti a casa, non usciamo! A Jacopo non gli dici niente mo, eh! A Jacopo, bravo! Come sta vivendo queste giornate? Si vivono sentendo i telegiornali e stando dentro a casa, uscire per la spesa e basta. Salve! Come va? Bene, bene. Come state vivendo queste giornate? È un po' preoccupati, però stiamo a casa. Sì, 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 sì. Senta, ma le giornate come stanno andando? Che cosa fate? Non fanno altro che cucinare e mangiare. Cucinate? Lei cucina. Ha fatto saltare qualche numero. Lambo è stato fatto. Adesso voi vi fermate un giro. 12! Numero 12! Che bella cosa è no? Bravo, sta qua, non te muovi. Quaterna, il pacco della signora Aurora. Oh, citofoniamo. Signora? No, no, tieni. Tu, sei tu, lo dai a chi devi dare. Sono solo, però qui ci facciamo compagnia tutti insieme e soprattutto c'è chi sta molto peggio, quindi insomma. Stare sul divano non è un sacrificio, ecco. Tombolino, eccolo. Vai! 6, 8, 9, 10, 11, 12. Abbiamo raccolto 200 euro e lo diamo alla raccolta fondi per attività assistenziali in tema di Covid-19. Eccolo qui.